Dubbio setter per il Pescara. Le incognite principali per l'infrasettimanale di domani sera, ore 21, all'Arena Garibaldi contro il Pisa del pescarese Luca D'Angelo, sono legate proprio al centravanti colombiano, che è regolarmente convocato. Con la squadra sotto di un gol contro il Vicenza, Breda lo aveva comunque avvicendato per un principio di affaticamento muscolare. C'è il problema della gestione dei muscoli fragili di colui che è l'unico centravanti in rosa. E allora, se farlo partire dal primo minuto o giocare questa carta per l'ultima mezz'ora, sarà una scelta delicata del tecnico biancazzurro, che porta in terra toscana Nzita, ma deve lasciare a casa Di Grazia al pari di Busellato e Balzano e dei lungodegenti Drudi, Del Favero e Masciangelo. Setter o Capone dunque al fianco di Galano. Davanti a Fiorillo si rivedrà Scognamiglio, alla sinistra di Bocchetti. Per il terzo di destra Gut potrebbe essere favorito su Antei, che difficilmente potrà giocare dall'inizio dopo i 90 minuti e gli errori con il Vicenza. A destra si rivedrà Bellanova, a sinistra ballottaggio Jarosinski Nzita. In mediana occhio a Omeonga, che potrebbe insidiare Di Fiori con Memusciai e Maestro mezzeali. Sul fronte Pisa, squalificato Marin, toccherà a Siega completare il centrocampo con Gücher e Mazzitelli nel 4-3-1-2 di D'Angelo. Davanti potrebbe toccare di nuovo a Marconi al posto di Palombi, match winner con il Pordenone. Le vittorie nel recupero con l'Ascoli e contro i Ramarri hanno sensibilmente migliorato la classifica del Pisa, salito a 13 punti. Si affronteranno le peggiori difese del campionato, coi toscani che hanno fatto peggio del Pescara, 25 reti subite a 22, anche se il Pisa ha buoni numeri in attacco e anche un ventaglio di alternative che Breda può invidiare. Per il Pescara si tratterà anche di sfidare un campo tabù. All'Arena Garibaldi, in 14 precedenti, mai una vittoria. Lo scorso fine giugno un finale beffa con il gol partita di Soddimo a certificare il decimo stop del Delfino in terra pisana. A fronte di 4 pareggi, l'ultimo datato aprile 94, 1-1 con rete di Gaudenzi. Particolare la designazione di gara, che sarà anch'essa abruzzese, Daniele Paterna della sezione di Teramo al suo primo anno in Can AB e alla sua prima direzione con il Pescara. Col Pisa 3 direzioni, 2 pareggi e una sconfitta. Proprio coi nerazzurri ha debuttato in Serie B alla prima giornata in Reggiana Pisa 2-2.